Weppella, bentornati in un altro video. Attenzione, incredibile, siamo di nuovo qua su Kingdom Hearts 2 Final Mix. Cosa andiamo a fare oggi? Beh, è semplice. Praticamente, io qualche giorno fa ho caricato il mio primo tentativo riuscito a no damage contro terra, a livello 1 ovviamente. Oggi faremo qualcosa di diverso, qualcosa che va oltre le mie possibilità, però vediamo. Praticamente, cosa ho fatto? Faremo una challenge solo catena regale, o Kingdom Key, vabbè, dipende se siete italiani o inglesi. Senza armature, senza accessori, solo oggetti. Perché comunque mi servono gli eteri per quanto riguarda, diciamo, per quando devo usare la fusione limite, no? Per poter fare l'Ars Arcanum. Potrei fare anche senza qualche abilità. Cosa potrei non mettere? Facciamo. Allora, mi serve che devo scappare da lui quando farà la DM. Oppure potrei provare a parare, però a parare è un po' complesso perché purtroppo, tolta la prima parte dove fai la doppia parata e la schivata, diciamo che è praticamente imparabile quello che viene dopo. E mi serve che comunque devo andarmi a mettere dietro a un muro, dietro a qualcosa che insomma, dove lui non possa teletrasportarsi da dietro la mia schiena in modo da evitare appunto che lui mi faccia fuori in modo abbastanza carino, poco carino, lo dico. E niente, potrei togliere forse Gran Salto, però non so. Perché comunque se c'è la schivata aerea, o comunque Glide, Destrezza. Ah, facciamo così, vai, togliamo Gran Salto e Tagliavento. Vabbè, comunque sia High Jump e Quick Run. Vediamo dove riusciamo ad arrivare. È un brutto presentimento, proviamoci. Ok, è già iniziato proprio in modo profumato. Ok, va bene così. Mi piacciono i danni, mamma mia. Qua passeremo proprio l'eternità, vabbè. Ok. Non ho tagliamento, quindi devo scappare così, madonna. Ovviamente ho Slapshot. Ma non ho Dodge Slash perché Dodge Slash è una mossa di merda. Ok. Vai. Non posso stargli vicino. Oh, merda! Non avere tagliavento, va. Non avere Quick Run fa brutta storia. Vabbè, primo tentativo, è andato male. Insomma, non c'è male. Non c'è male, possiamo sempre ritentare. Comunque un colpo, mi ha fatto fuori. Un colpo proprio, ma fa una cara. Senza armatura è tutto un altro gioco. Cosa? Dove? Ah, ecco. All'improvviso il gioco è impazzito. Oh no, cazzo, si è resettato tutto. È vero, no, no. Ah, aspetta, aspetta. Va, fammi pure, prego. Ok. 6. Oh, merda. Ok. Testa di zucca, no. Oppure vogliamo farla ancora più complessa. Non catena regale. Dove sta? Dove sta? È vero. Ah, ecco però, abbiamo dolci di corno. Oddio, caro, zero di attacco. Vabbè, nella vita tutto si deve provare. Oh, risettiamo però adesso. E che dice la mandibuno? Sì, bravo, ok. Madonna. È orribile quel Kimby comunque. No, va bene, ok. Non me l'aspettavo. Sono sincero, non me l'aspettavo. Ok. Perché fa tutto. Ah, strano, non ho capito sta cosa. Oddio, quanto è orribile sto gameplay. Allora. Scappa, scappa, scappa. Ok, dovrebbe aver fatto. Bene. Qua ci mettiamo più di 10 minuti scontato. Cioè, è ovvio. Cioè, troppi danni faccio. Faccio una barra ogni 3 combo. Ci metterò troppo tempo. Non l'ha fatto! Pezzo di cacca! Ok, meno male che c'ho gli audio plus, perché sennò sarebbe stata la fine.
Però non mi piace dove sono andato a cliccare. Meno male. Me l'aspettavo che sarebbe successo nulla. No! Come? Si è scappato la gamba proprio. Ma preso, ciao. Non so cosa sia successo là, non mi ha colpito nemmeno una volta, è strano, di solito... Ah già, ma io ho glide, vabbè, sono un genio, comunque... Non ho tagliamento, ma ho glide, perché non lo uso? Vabbè, comunque... Non so perché non mi abbia colpito nemmeno una volta quando ho usato la frusta. Sinceramente non mi è mai capitato una cosa del genere. Ok, vai, vieni. C'è, via, c'è, via, c'è. Ah, secondo me usa rapido. Ok. Cazzo, no. Vedi quanto c'è l'RNG tutta sfanculata, perché giustamente sono morto. Praticamente dovete resettare adesso per avere l'RNG giusto, ho capito che mi fa gli attacchi che voglio io, però... Che gusto c'è se c'è tutto programmato, no? Sarebbe una easy win alla fine, quindi... Dobbiamo giocare così... Ah! Niente, questo attacco non mi ricordo mai di pararlo. Allì. Mamma mia. Sto proprio... andando alla grande. Quante morte saranno state? Già 4-5, manco... Terrò sicuramente il conto, metterò un contatore per forza. Ok, stavolta però vediamo di... Ok. Quanto è bello però. Ma guarda, tutti quei lini le apri. Forse si è resettato l'RNG, non so. Potrei averla resettata. Vediamo, dipende da cosa fa. Ok, l'ho resettata, perfetto. No, merda, pensavo di averla scappata. Di averla scambata, invece no, mi ha preso. Niente, avevo resettato l'RNG e adesso... sto tutto da capo. Bene, bene, proprio bravo, madonna, raga. Allora. Poco cazzone. Demo se da fa. Sì, se mi sembra quelli magari dopo questo attacco salta, infatti. Ma non solo fa schifo il cube, è pure corto, cioè... Cioè, ecco, palle. Ah, che noia quando fa così però. Merda, vabbè. No, non potevo fare niente là. Che tecnicamente quella palla, quelle, non lo so come chiamarla quella cosa comunque. Meno che non colpisce terra, non scoppierà mai. Cioè, non nemmeno visto contro la roccia, non è successo niente. Merda. Vabbè. Potevo anche fare destrezza lì comunque. Mi sono fatto uccidere apposta perché sto provando a fare una no damage, se prendo danno è inutile. Qua ci vorrà più del tempo dovuto, sono sicuro. Io pensavo di farlo in un quarto d'ora sto video, invece mi sa che durerà più di un quarto d'ora, molto più di un quarto d'ora. Oh, che palle che sì, un'altra volta. Che palle. Ma non conosce altri attacchi? Mi si blocca sul più bello? Vediamo di provarci per l'ennesima volta, ci vorrà più del tempo dovuto e bla bla bla, ciuccia, insomma. No, merda, io piango un po' però, nel cuore proprio. Senza tagliamento pensavo fosse più... No, che cazzo dico facile? Cioè, non fosse così più complesso, perché... Cioè, quick run, ok, serve, però... Non così tanto, almeno. Quello che pensavo, vedi. Mo devo parare, non ho parato. Piano piano. Sì, bravo. Oh, finalmente si è partito da quello che voglio.
Back off. This is it. Dai un po', dai. This is it. No, merda. E ora di che farò solo un'altra gomba per lanciare il cambio. Era prevedibile che facesse quello. Potrebbe fare una seconda? No, ok. Ok. Siamo attenti. Dovrebbe farne un secondo. Stiamo attenti. Stiamo attenti. Eccolo! Vabbè, lo chiamiamo loro. Dai, dai, che sono già tre bar. Oddio, già ti diceva. No, cazzo, che è successo? Vieni, vieni. Tutto a posto, tutto a posto. Bello, quando lo fa la prima volta ti segue, hai visto? La seconda volta non ci rimane fermo, insomma, appunto dove inizia, no? Va. Ed è forse questo, perché cade in auto traffic, eh? Ok, auto counter. Cosa? È successo? Che mi fa sti cose qua, contro il muro, affanghetto. Speriamo non ci spangolate le lentiere, perché sono sicuri. Infatti, mamma mia, me lo so chiamato. Ma che palle! Per un attimo si è messo la faccia di Sura. Proprio ti devi spaventare, ti devi spaventare! Sì, ciao. Beh. Che palle quando si sfangula l'RNG. E niente, ci tocca riprovare. Per l'ennesima volta. Che cosa che fai? Va bene. Dovremmo riuscire a resettarlo a dovere. Nel caso vogliamo, cosa dobbiamo fare? Ok, va bene, rimane fermo. Mi avvicino perché se no si fa una combo. Ok. Però siccome non mi piace perché come ti stai mettendo mi sposto un po'. Perfetto, facciamo andare verso il centro della mappa. Cosa? Perché? Perché mi ha counterato? Ah, merda. Ah, io sono un coglione comunque. Cioè, perché devo parlare. Mentre parlo non presto attenzione, giustamente. No, bravo, bravo, complimenti proprio. 50 punti a Grifondoro. Va bene, vai. Questa attenzione magari salta. Sì. E non la che mi salta in faccia a volte. Niente, ormai è deciso, l'RNG è fanculato proprio, sfanculato, ma fonda. Allora, signor Terra, si deve dare una calmata. Si deve dare una fottuta calmata, dico io. Allora. Si botte. Ecco, prima ho fatto questo, no? E gli ho fatto l'altra. Ho fatto tre combo, ma ne devo fare solo due. Bravo, con un genio. Riusciamo a fare un combattimento senza che tu mi spanguli tutto quanto? Forse? Sì, potrebbe fare un secondo. Siamo attenti. Ok. Sicuramente anche perché la battaglia dura di più, allora cioè diciamo la sua intelligenza mi è rinfrescata più volte, no? Di conseguenza diciamo c'è il loop che fai quando hai comunque tutto il setup giusto e adatto. Va a prevenire che lui cambi, diciamo, il modo di operare, no? Però siccome io ho comunque un video di merda che fa zero di attacco, giustamente... E siamo vicini al punto per costare per entrare. E l'ha fatto prima delle 5 barre! Aspetta, cosa?
Aspetta, questo è strano. Questo è molto strano. Perché l'ha fatto prima? Non me l'aspettavo. Quindi, diciamo, la barriera degli HP non è 5 barre. Dopo 5 barre qualcosa, un quinto, un sesto, quello che cazzo. Intanto mi hai fatto un attacco giusto, grazie. C'è la frusta, bravo. Con calma, se non parlerò perché sto cercando di concentrarmi. Ecco lì, ha fatto un altro autocounter, così, a random, ma com'è possibile? Vabbè, qua ho sbagliato io perché piuttosto di rollare all'indietro, ho rollato a destra, nel raggio d'azione della frusta. Ho sbagliato, ho fatto una cazzata. Ok, perfetto, proprio quello che volevo. Non sfangulare di nuovo. La frusta, bello. La seconda? No, niente bis. Già troppo. Non l'aspettavo, infatti, l'ho attaccato apposta. Non mi fare una tocante per lo stronzo che si, grazie. Rolla, 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 rolla. Come non hai mai rollato in vita tua. Grazie. Grazie, gioco. Arigato gozaimasu. Grazie, guarda. Se l'RNG mi sfangula, ci pensa anche il gioco che non mi fa, capito, quello che deve. Il pugno! Il dannato pugno! Maledetto pugno, non me lo ricorderò mai. Mamma mia, quante volte mi sta rectando questo. Mi sta facendo ricordare di quanto è difficile. In modo più difficile possibile, insomma. Perché ormai mi ero stufato a giocarlo sempre da capo con tutto il setup giusto, perché è facile ormai. Lo riesco a battere tranquillo, senza nessun problema, senza neanche prendere danno, quindi a sto punto ho detto, dobbiamo fare le cose proprio Gamma Style qua. No! C'è una cosa. Ok. Merda, ho sbagliato. Grazie. Così vanno. Bravo. Che parto che è questo combattimento. Mamma mia, proprio un'esperienza che guarda, non avevo mai subito sulla mia pelle, diciamo così. Non è come combattere contro l'organizzazione 13, capito? Nella data version. Che quelli sono stronzi e basta. No, merda! Bravo, bravo. Che piango! Potevo attaccarlo comunque in quel momento, eh? Quando ho fatto quella specie di doggiata. Lo potevo attaccare. Merda. Terra, terra, terra. Vuoi fare la finita più spetta? Vuoi stare a terra? Tecnicamente qui potrei anche solo attaccarlo due volte o fare una combo e qualche thunder se voglio mettermi in sé, cioè, capito, in sicurezza. Potremmo farlo un secondo, no?
Guarda, continua a rollare verso destra, sbaglio, continua a sbagliare. Devo rollare sempre all'indietro, mai verso destra. Cioè indietro, diciamo, in prospettiva del personaggio, sempre. In direzione del personaggio. Adesso con la telecamera si sfancula da sola. Secondo, ok, dovremmo essere adesso la prima barriera. Se non fa di nuovo la mongolata che ha fatto prima, che fa il revenge value forzato così da solo. Secondo, fino adesso sta andando tutto bene. Madonna mia, per poco, la stavo tirando di nuovo. Basta. No, merda. L'ho schivato per pochissimo. E di nuovo. Perché non si avvicina? Perché? Non penso che sia così tanto lontano che non ci arriva. Forse sai cosa dovrei fare? Dovrei lanciargli un thunder in modo che lui si alzi, almeno mi dà il tempo di avvicinarmi, no? Sì, forse dovrei fare così. Il bello che però non mi ricordo perché mi stava nel soffermo. La tosse, no, non posso io. Non ho tontillo. Bravo. Comunque siamo già, diciamo, a un progresso superiore. Sono riuscito a passare la prima barriera, eh? E insomma non è male come tu. E come se ho resettato tutto dal capo? No, ho resettato tutto quello che sapevo di questo cazzo di nemico. Ecco qua, dai un po'. Sì, oh, si stava bene, ci sta. Parato per far sì che non mi allontanassi da lui, in modo da essere il più vicino possibile. Oh, non ha preso. No, no. No, dov'è? Roblox. Un altro ancora. Perfetto. Mi sono lanciato un etere giusto per sicurezza, perché ho paura ancora non ho abbastanza MP per fare qualsiasi cosa, insomma. Ho rotolato all'indietro per evitare che la risorsa la frusta. In poche parole, per battere questo l'unico modo che hai a livello 1 è fargli fare sempre la stessa cosa in modo che sia prevedibile, perché se inizia a fare roba strana, insomma, your doom è come poco, è dire poco proprio. Vabbè, questo è il mio ammassiabile. Madonna, perché non avvicinarsi? Meno male che quando fa l'attacco, diciamo, il momento che ci mette, cioè il tempo che ci mette prima di tornare a fare quello che fa, ok? Mo sto morendo per delle stupidaggini proprio. Se prima morivo per, diciamo, attacchi che comunque sono abbastanza difficili da prevedere, tipo questo. Quello non so se si può parare con Reflect. Mi sa di sì, devo fare un tentativo. Nel caso mi capiti di nuovo.
Ok, Rising Sun, frusta? Niente frusta. Ok, mo però sicuramente l'RNG è fottuto, di conseguenza non farà mai gli attacchi che voglio io sempre. Cioè, adesso ho iniziato di nuovo a fare quello che fa, però probabilmente più avanti, cioè più vai avanti nella sua barra di vita, probabilmente cambierà il suo modo di attaccare, per forza, che l'ha fatto 3000 volte fino adesso. Vuol dire che non lo fa di nuovo. Frusta? Ok. Tipo vedi, qua ha fatto solo due Rising Sun e una frusta. Se avesse fatto il look che fa di solito, avrebbe fatto una frusta e un Rising Sun, ovviamente. Rising Sun. Niente frusta. Te che pezzi di merda. Top senza tagliamento, è difficile prevedere. Ehi, ha 4 barre, come è possibile? Vabbè, perché ha fatto quell'attacco là, ho capito. Però mi fotti la... come dire? Mi fotti la mente così. Che non fai quello che ti dico io. Vabbè, scappa con... come devo scappare? Cioè, potevo scappare con Dodge Roll, però probabilmente mi avrebbe preso. È difficile senza... senza tagliavento, eh? È proprio difficile. Mi allontano per sicurezza. Perfetto. Frusta? Ok. Purtroppo di destrezza è più utile di tagliamento, perché ovviamente per doggiare ai sinisani l'unico modo che hai è usare destrezza. O anche pararti, sia chiaro, però pararti insomma è abbastanza difficile, perché potrebbe anche, come dire, rompere la tua guardia in un modo o nell'altro, perché te sarei stronzo. Quando sto durando sto video, ma porca! Sto già da qua da 20 minuti a fare sta roba, probabilmente. Cazzo, mi sono dimenticato che... oh, no, la mia mente! Non ti distrarre, genio! Riproviamo, stavolta senza... vabbè, facciamo finta che non è successo niente. Non è successo niente, tutto a posto. Tutto a posto e niente a posto, come si dice dalle parti mie. Ti faccio il culo. Proprio la traduzione letterale della sua espressione. Ok. Va bene, bravo. Ma tu vedi? Che RNG è? Che fai? Mi tocca far così adesso. Devo glidare in mezzo alla via. Sperando che scompare da qualche parte. Ok, perfetto. Cazzo, non ho parlato in tempo. Vabbè, diciamo che non mi era nemmeno conveniente continuare a combattere in questo stato, perché avrebbe continuato a fare attacchi totalmente casuali. Cioè, adesso era proprio impossibile prevedere cosa avrebbe fatto. Perché sicuramente se l'avrei comunque colpito dopo che... cioè, la combo finita... vabbè. Distraiti ancora di più, bravo. Complimenti. Che devo parlare? Io non sono abituato a parlare mentre gioco. Cioè, non sono proprio abituato, faccio le cagate, faccio. Aspetta. Mettiamoci avanti. Perché quando fa la DM, per esempio, potrei anche usare un limite per evitare, diciamo, di... sì! Ok, va bene. Questa volta mi sono ricordato il pugno, stronzo. Ok, ho sperato con un movimento agile. Va bene, così.
seconda barra, terza, continuiamo a scalare, non continuiamo a mancare, quarta, continua a ruotare verso destra, ancora, sempre lo stesso errore, ma non ci andiamo mai. Ma io ruolo verso destra perché non sto rollando, io sto provando a fare tagliamento, perché io faccio sempre tagliamento verso destra, diciamo, è la mia abitudine. Cioè, verso dietro non lo faccio mai. Ma è rimasto fermo nel stesso posto, cioè voglio capire com'è possibile questo cristiano. Fa tutto a cazzo. Cosa? Ho fatto la finisce, non viene. Dopo questo ce lo andiamo. Va bene, vediamo cosa fa. Ok, tranquilli, questi non fanno danno se colpisci. Ok. Andiamoci in direzione. Che sarai stronzo comunque. Che palle. Last try. No, scherzo. Ci devo riuscire e ci riuscirò. Merda, ho sbagliato. Sì, brutto. Cioè, mi tocca mettermi verso destra per poterla far, diciamo, imbalzare verso di lui. Quando cazzo deve essere strana sta cosa? Sì, soltanto di tempo. Secondo, no. Dobbiamo fare dei progressi comunque. Siamo arrivati alla sesta barra a scalare, quindi dobbiamo continuare a scendere. Se rimaniamo ancora alla sesta barra, mi sa che qua non andremo mai avanti. Oh, stavolta ho rotolato, diciamo, quasi verso destra, ma indietro, per fortuna. Non ho fatto una cagata completa, ho fatto solo una mezza cagata. Qua l'eventuale è stato colpito prima perché ha fatto una fuffa al posto del Rising Sun. Adesso dovrebbe aver risettato per il l'eventuale, non sono sicuro, ho paura che potrebbe farmelo davanti alla faccia a metà della combo, no, io per fortuna. Quindi ho proprio la taglia indietro, meno male. Secondo, no. Dagli un po'. Sesta barra, ok, siamo tornati al punto di partenza. Cioè, al punto di fine, vuol dire. Vicino di nuovo. Tocca perché voglio prenderlo, sai come, non voglio mancarlo. È stata un po' strana quella combo, sinceramente, non ha fatto nemmeno uno slapshot. Ha fatto semplicemente degli attacchi normali. Che ogni tanto può farli. Per poco stavo mandando, per poco stavo mandando il momento della bomba. Perché mi devono chiamare? Perché mi devono chiamare? Mentre io sto facendo le cose, perché? Perché mi dovete far distrarre? Perché? 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 Stava andando tutto bene, mi devo distrarre e mi faccio inculare, bravo. Bravo, complimenti.
vabbè. Speriamo di vincere, per favore. Comunque siamo arrivati quasi alla fine, eh? Cioè, oddio, quasi alla fine. Con i danni che faccio ci vorrebbe aiutarci, ci vorrebbe almeno un altro 10 minuti. Ci vorrebbe, come parlo? Quanto cazzo sei inutile, fratellino? Quanto, mamma santa. Siete, però diciamo tutto almeno c'ha ultima chance di nuovo, quindi potrebbe salvarsi, no? Invece no, sei proprio inutile. Muori proprio. Vabbè, ma è morto pure lui. Quindi mi sembra la cosa vale per tutto il tiro. Sta, va bene, siamo vicini. Non so perché ha fatto questo revenge value da niente, che non ho fatto tre combo, almeno penso, perché continuo a non concentrarmi. Dove riesci a fare un'altra combo? E ho compiuto pure il suo... No, forse no, aspetta, forse no. Forse no, aspetta. Vediamo un po'. Infatti. Là è la sua barriera praticamente, vedi? 5 barre e uno spinto praticamente. Sono andato vicino là. Non mi ha colpito perché stava troppo in aria. Perché se fosse stato tipo al suolo mi avrebbe preso sicuro. Ok. Abbiamo lanciato lettere per sicurezza. Probabilmente non riuscirò a ucciderlo con solo due trasformazioni del limite. Probabilmente dovrò fare due trasformazioni e poi ucciderlo con le combo normali. E sicuramente così si andrà a finire. A meno che non riesco a ricaricare la barra prima. Cioè dopo che avrò fatto le due trasformazioni. Ma non penso perché... tolgo fin troppi danni e a Sarkano non penso farà abbastanza danni per poter anche zaggare il super, insomma. E siamo quasi vicino alla sesta barra, quindi dobbiamo fare attenzione. Sì. Siamo vicinissimi a questa barra. Dovrei riuscire a fare due combo. Cioè questo è fermato. Così non prendo il suo range value. Aspetta. Ok, perfetto, siamo nella fase di M, perfetto. Mi allontano per sicurezza già. E inizio a volare. Oddio quanto sono lento, mi sono appena accorto che sono lentissimo. Non so se riesco a superarlo. Poi proviamo. Nel caso uso il limite. Per pochissimo proprio. Ok. Forse non l'abbiamo fatta, aspetta un po'. Mamma, quando ce l'ho fatta! Yes! Oh, buona ragazzi! Ce l'ho fatta, ma mi ero proprio concentrato,
stavo zitto muto proprio. Ma fonda, mamma, fonda. Allora, riepilogo, no? Dolci ricordi, nessuna armatura, nessun accessorio. Statistiche. Vabbè, statistiche. Zero resistenza a tutto. Che dire? Io ho fatta, ci sono riuscito. Beh, spero vi sia piaciuto, spero che sia stato un video diverso dal solito. E ci si becca al prossimo. Ciao!